Franco Arcidiaco, Città del Sole Edizioni. Il libro lo vediamo qua tra le sue mani, Un gambero rosso, la biografia postuma di Pasquino Crupi. So che c'è una grande emozione da parte della sua casa editrice nel presentare quest'oggi questo libro in particolare. Infatti ha centrato perfettamente l'obiettivo, perché è veramente un momento di grandissima soddisfazione, anche se nello stesso tempo è un momento di grande emozione, perché devo dire che è un anno che Pasquino ci manca, è un anno che non riusciamo veramente a renderci conto che lui non ci sia più, e ci rendiamo invece conto di quanto veramente grande e grave sia il vuoto che lui ha lasciato. E allora questa autobiografia ha una storia abbastanza particolare, nel senso che non è una vera e propria autobiografia completa, perché voi capirete bene che la storia di Pasquino Crupi non si può ridurre sicuramente in 16 pagine. Lui aveva lasciato questi appunti autobiografici che riguardano soprattutto la prima parte della sua vita e anche la sua formazione politica principalmente. L'aveva consegnata nelle mani di una persona che lui stimava tantissimo, che è il professore Santino Salerno. Lui aveva già stabilito anche il titolo, infatti molti mi hanno chiesto come mai Un gambero rosso. Un gambero rosso è il titolo che Pasquino aveva comunque scelto. Ho raccolto poco fa anche una provocazione del pubblico, mi hanno detto: ma il gambero è uno che va all'indietro. Ma Pasquino era questo, Pasquino era uno che era tradizione, e conservazione e progressismo, era uno che era capace di coniugare la destra e la sinistra, era uno che era capace di coniugare qualunque cosa, perché lui riusciva dall'alto del suo sapere, della sua cultura, veramente a coniugare tutti gli opposti. Insomma, ci ha insegnato a guardare al passato per rilanciarci nel futuro. La difesa del meridione, vabbè, per Pasquino ne ha fatto un simbolo della sua storia, della sua vita, ma in particolare oggi, una battuta al volo perché sta cominciando la conferenza, si parla dei bronzi di Riace a Milano, è il caso di difenderli seguendo l'esempio di Pasquino? Allora guardi, lei ora mi sta provocando e tra l'altro mi mette in condizione di difficoltà nei confronti della mia città, perché è una posizione un po' particolare, nel senso che io dico che secondo me le opere d'arte devono viaggiare, perché questo provincialismo di fondo che c'è da parte dei miei concittadini, cioè se io vado al MoMA a New York vedo che ci sono un buon 20% delle opere che non ci sono, perché sono state prestate ad altri musei. Questo succede a Leningrado, succede a Madrid, succede in qualunque parte del mondo. Noi non possiamo, allora io dico solamente una cosa: i bronzi non devono viaggiare solamente se rischiano di danneggiarsi, ma qualora non dovessero rischiare di danneggiarsi è giusto che i bronzi viaggino, secondo me. Quindi è una cosa che forse lei non si aspettava che io dicessi, però. Non me l'aspettavo, però è un'analisi comunque secondo me giusta. Sì, un'analisi che va in direzione del fatto di dire che comunque noi, perché voglio dire, poi non è che uno può fare anche dei discorsi di compensazione, nel senso dice vabbè, io ti mando i bronzi, allora voi mi date mezza pinacoteca di Brera nel frattempo, perché non posso lasciare il museo vuoto, quindi io a Reggio mi porto, voglio dire, i grandi maestri della pittura, per esempio, mentre non ci sono i bronzi, o no? Esatto, abbiamo toccato il tasto giusto, quindi uno scambio e non un prendere senza dare. Tutti i grandi musei del mondo, e noi abbiamo st'ottica provincialistica invece che non si può fare. Secondo me, se rischiano invece un altro paio di mani, se rischiano non si devono muovere assolutamente.